Ispirazione quotidiana. L'attività di Dio in me mi mantiene nella prosperità. Citazioni di oggi. Io canterò all'Eterno, perché l'Eterno mi ha trattato con grande magnanimità. Salmo 13, 6. La fede non ha bisogno di spingere il fiume, perché la fede è in grado di confidare che c'è un fiume. Il fiume scorre e noi siamo dentro quel fiume. Richard Rohr. Ci sono centinaia di sentieri su per la montagna che portano tutti allo stesso posto, quindi non importa quale sentiero si prenda. L'unica persona che perde tempo è quella che corre intorno alla montagna dicendo a tutti che il suo sentiero è quello sbagliato. Proverbio indù. Ispirazione di oggi. Il riconoscimento che la prosperità nasce da Dio e che è un'esperienza legittima per tutti coloro che sono attivi mentalmente e spiritualmente. Questo riconoscimento deve essere portato nella nostra vita ogni giorno, se vogliamo evolvere nel senso di pienezza spirituale, che è anche un senso di pienezza materiale nel momento in cui realmente, non ipocritamente, sappiamo e sentiamo e viviamo quell'abbondanza come provenire realmente da Dio. Troppo a lungo il denaro è stato simbolo del male. Dobbiamo amare la ricchezza di Dio. Questo è il bene dell'abbondanza, è il bene della ricchezza. Così come amiamo la sapienza di Dio. Salomone chiese prima la sapienza ed ebbe ogni ricchezza. Quel momento fece scaturire ogni abbondanza, ogni realizzazione, ogni meraviglia. Quel momento di riconoscimento. A Salomone è bastato un momento. A noi, forse simbolicamente, nella Bibbia ci viene sintetizzato in un singolo momento. E invece noi, con ogni probabilità, come anche Salomone nella sua realtà, dobbiamo rinnovare questo riconoscimento, dobbiamo viverlo nella sua verità. Non è affatto facile in questo mondo in cui tutta veramente la ricchezza sembra diventata preda del male. È l'abbondanza eterna di Dio che ci circonda in ogni istante. Possiamo partecipare ad essa però soltanto quando la accettiamo come nostra. Lo facciamo riconoscendo che tutta la creazione è la manifestazione della mente di Dio e che noi siamo figli di Dio, capaci di ricevere e di dare la bontà universale. Essa scorre verso di noi e opera attraverso di noi quando la accettiamo come nostra. Inoltre, quando manifestiamo la prosperità, possiamo condividerla con coloro che non conoscono ancora la sua origine divina. Ispirazione di oggi. L'abbondanza di ogni bene mi circonda e opera attraverso di me. Ho fiducia nella prosperità di Dio e l'accetto ora come mia. Come Gesù dico: tutto quello che il Padre possiede è mio. Accetto con gioia il dono e lo uso con saggezza. Mi rendo conto che sono responsabile per il corretto uso del denaro di Dio nella mia vita. Non ho paura nella mancanza, non ho paura di mancare ancora di più, non ho paura più della povertà. Anche quando ancora non ho, so che avrò. E non credo più che la mancanza, la povertà, sia la mia realtà. Io so che sono l'ingresso e l'uscita di tutto ciò che Dio è e ha. Condivido amorevolmente il mio bene con il mio prossimo, perché non è mio, ma è di colui che mi ha mandato qui. Affermo abbondanza
parlo di abbondanza e mi aspetto l'abbondanza in questo senso supremo, spirituale, che diventa materiale se faccio mia questa verità. Guardo nel mio mondo e vedo la bontà di Dio resa manifesta e vivo in pace.